buon mercoledì, siamo qui per raccontarvi un'altra pillola di curiosità sul nostro amato paese. Qui siamo all'inizio di Ponte San Giovanni, che è qui alla mia sinistra, e scopriamo perché si chiama San Giovanni. Allora, sul nostro calendario noi abbiamo due San Giovanni principali, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. San Giovanni Battista noi lo incontriamo il 24 di giugno, periodo solstiziale. San Giovanni invece Evangelista lo incontriamo il 27 di dicembre, alla fine del secondo momento solstiziale dell'anno. Bene, questo ponte non corrisponde a nessuno dei due San Giovanni appena citati, ma a un San Giovanni minore che però nasconde delle simpatiche curiosità. Questo ponte è dedicato a San Giovanni Nepomuceno. Questo, pensate che a Milano c'è una grande statua di questo santo all'interno del Castello Sforzesco. I milanesi non lo chiamano San Giovanni Nepomuceno, è una parola un po' difficile, così in dialetto lo chiamano San Giovanni né più né meno, perché suona altrettanto uguale. Questo santo è un santo boemo della fine del XIV secolo. Viene ricordato il 20 di marzo di ogni anno perché lui viene ucciso il 20 marzo del 1393 a Praga. In particolare viene annegato, buttandolo in un sacco, dal ponte Carlo da Re Venceslao, anzi dagli sgherri di Re Venceslao. Ma raccontiamo la storia di questo santo. Allora, questo santo era il confessore della moglie del re di Boemia, appunto Venceslao. Si dice che Venceslao volesse sapere in segreto che cosa diceva la moglie al suo confessore, e ovviamente lui manteneva il segreto confessionale. E Venceslao cerca di corromperlo. Prima gli offre la possibilità di diventare vescovo di Praga e San Giovanni non cede. Poi addirittura arriva a proporgli cardinale a Roma, e lo stesso il buon San Giovanni non cede alle lusinghe, finché il re, preso da disperazione e da curiosità, manda i suoi sgherri, fa rapire San Giovanni e lo fa picchiare, torturare a morte. E questo non parla. Viene chiuso in un sacco e buttato nel fiume. Al mattino le lavandaie della città di Praga trovano questo sacco, pensando fosse la furtiva di qualche contrabbandiere, lo aprono, curioso di vedere se c'è la bottina, trovano il corpo martirizzato del santo. Immediatamente la voce si sparge, diventa uno scandalo, coinvolge il papato, la chiesa, l'impero, e questo personaggio diventa immediatamente estremamente popolare in tutta l'Europa. Viene nominato santo per il protettore del segreto confessionale, ma è anche santo, il santo invocato da coloro che stanno annegando. Lui muore annegato nel sacco ed è per quello che questo ponte è dedicato a lui, perché qui sotto passa il ramo principale del Mincio in uscita dal lago di Garda. Quando qualche sventurato si annegava nel lago, il cadavere spesso lo trovavano qua sotto, quindi era il ponte degli annegati. La stessa cosa accade a Borghetto sul Mincio, quel piccolo ponticello che c'è giù in paese, quello di legno, è dedicato a San Giovanni Nepomuceno, sempre per la stessa questione, perché i cadaveri degli annegati arrivavano a quel ponte. Qui, dall'altra parte della strada, dove oggi c'è un muro scarabocchiato e ci sono questi giardini, c'era una piccola cappella che era dedicata al santo, che viene demolita perché resa inagibile dall'incuria negli anni 50 del Novecento. Ci sarebbe un'altra curiosità: perché una piccola chiesa viene chiamata cappella? Da dove arriva questa parola? Questa parola arriva da molto lontano e ha un piccolo aggancio col paese di Peschiera del Garda. Qui arriviamo ai primi anni del cristianesimo, quando il cristianesimo è una religione ancora proibita, prima dell'editto di Costantino, quindi, e che prende molto, che ha molto seguito in ambiente militare. Infatti moltissimi santi dei primi secoli vengono dall'ambiente militare. In questo caso parliamo di San Martino di Tours. San Martino di Tours, conosciamo tutti la sua storia, è anche il santo patrono di Peschiera, la chiesa parrocchiale dedicata a lui. Questo San Martino di Tours è noto per cosa? Essere un ufficiale di cavalleria, quindi gli ufficiali di cavalleria romana erano dotati di un grandissimo mantello che copriva anche parte del cavallo. Lui sta per entrare nella città di Tours, dalla porta principale, trova un vecchierello infreddolito
Lui per pietà con la sua spada taglia un pezzo di mantello, lo dona al vecchierello e il vecchio si salva dal gelido inverno di Tours. Durante la notte gli compare questo vecchierello e gli dice: io sono Gesù Cristo, tu mi hai fatto una cortesia tale che mi hai salvato la vita e quindi sei una persona degna. Diventa, lui porta avanti la sua conversione al cristianesimo e diventa santo. Benissimo, immediatamente questo suo pezzo di stoffa che diventa una reliquia importantissima, al punto che viene messa all'interno di una piccola cappella di venerazione, ecco, una piccola chiesa di venerazione che non ha ancora nome di cappella. Perché si chiama così? Perché in italiano dotto e in latino il mantello è la cappa, quindi la piccola chiesa che conteneva la cappa di San Martino di Tours diventa la cappella e per eccellenza tutte le chiese piccole. Arrivederci e alla prossima pillola.